una notizia accolto tutti con entusiasmo. La notizia che Liliana Segre, una delle sopravvissute alla Shoah italiana, è diventata senatore a vita. Una notizia meravigliosa, perché in questa settimana in cui ogni anno ci sforziamo di ricordare che qualche decennio fa c'è stata una delle mattanze più orribili della storia dell'uomo, è una notizia importante. E noi siamo andati a casa di Liliana Segre qualche giorno prima che lei ricevesse questa nomina. L'incontro con lei è stato una delle cose forse più belle che noi abbiamo vissuto qui a bel tempo, si spera. E ve la raccontiamo così. Io non ho fatto niente di male per farcela. Io non ho prevaricato, non ho avuto occasioni di scambiare la mia persona con un'altra che è andata a morte. Io sono viva per caso. Signora Segre, com'era da piccina? La porto fino a 8 anni di scuola, di famiglia, e poi dopo il suo papà che le dice che da un certo punto non avrebbe potuto più frequentare la scuola. Ma guardi, quel giorno io me lo ricordo. Eravamo la fine dell'estate, eravamo a Premeno, che è un posto sul Lago Maggiore. Eravamo a tavola con i nonni e mio papà era imbarazzato, era preoccupato. Io gli leggevo sempre, anche senza parlare, le sue espressioni. E mi dice: sai, ti devo dire una cosa, sei stata espulsa dalla scuola. Sei stata espulsa perché siamo ebrei. Cosa vuol dire? Era troppo difficile. Mio papà era talmente disperato e i nonni così preoccupati, io che ero la bambina amata, viziata, a cui tutto era dovuto e voluto fare, a cui si doveva dire che era stata espulsa dalla scuola. Ogni giorno io gli chiedevo: ma perché? Ma perché? Ma perché? Oltretutto la mia famiglia era una famiglia ebraica sicuramente, ma non religiosa. I miei erano non solo laici, erano di più. Io non avevo avuto mai nessun insegnamento religioso, ma da quel perché che ne sono scaturiti poi infiniti altri, è cominciata una storia che è cominciata così, a quella tavola a Premeno, ed è finita Auschwitz. Cosa significa da passare dall'essere la principessa, nel vero senso della parola, alla solitudine che lei comincia ad avvertire? Lei si rende conto che per lei la vita non sarebbe stata più la stessa? Sì, e sono state le compagne di scuola che non hanno più telefonato, e sono state 3. Su 25-30, le bambine di allora, oggi molto vecchie, che ho continuato a frequentare per merito loro. E fu tremenda la maestra a cui mio padre telefonò dicendo: ma lei lo sa che Liliana non può più venire a scuola, ma venga almeno a casa. E un giorno venne la maestra, che non mi coccolò, non mi abbracciò, non mi disse come mi dispiace, ma cosa disse, io la sentì, non è mica colpa mia se ci sono le leggi razziali, e con ciò se ne andò e io non la vidi mai più. Di gennaio del 1944, lei è nata a settembre, da poco fatto i 13 anni, e qui mano nella mano con il suo papà lei sale su questo treno.
Che cosa si ricorda? Che cosa tutto ha capito di quel momento? A capire non era facile, perché nessuno, neanche gli adulti, potevano minimamente pensare o immaginare che cosa sarebbe stata la stazione di arrivo. Nessuno aveva capito al momento che cosa stesse succedendo. Bisogna pensare chi fossero le persone che arrivavano lì. Le persone che arrivavano al binario 21 del sotterraneo, perché anche i milanesi non hanno ancora capito che non è il 21 da cui si parte, ma è il 21 da cui non si fa ritorno. Chi erano queste persone, 605 di quel giorno di cui facevo parte anch'io? Erano persone che non avevano fatto altro che essere nate, perché la nostra colpa era quella, non c'erano ladri, assassini, delinquenti, qualsiasi categoria di delinquenti non faceva parte. Erano cittadini italiani di religione ebraica che per la colpa di essere nati erano stati umiliati, offesi, poi arrestati, braccati, interrogati, depredati di tutto e portati in prigione. Perché? Ed era quasi impossibile capire che cosa ci stesse succedendo in quel buio. Come si vive? Come in un film? Come sì, una cosa, si, come vi, si vive incubo, come una cosa fuori da te. Come una cosa che dici, sto sognando, non capita a me. Non. E con una violenza inaudita, senza capire, ti trovi dentro un vagone che si chiama bestiame, 40-50 persone. Cosa c'è dentro il vagone? C'è un po' di paglia per terra, non c'è acqua, non c'è luce, c'è un secchio per i bisogni. Secchio, voi potete immaginare quanto dura con 40-50 persone impaurite prima di debordare. E sei chiuso, sbarrato lì dentro, e io mi stringevo vicino a mio papà, che aveva gli occhi disperati. Era un uomo finito, la sua principessa non aveva avuto la forza di decidere quando fuggire, abbandonare i genitori, che era figlio meraviglioso, oltre che un padre meraviglioso. E ci trovavamo lì. Poi quando il treno comincia a muoversi, prima c'è questa cosa che non avevo capito, che me l'hanno spiegata dopo, che un saliscendi importantissimo portava uno per uno i vagoni al binario, perché questo è sotto. Ma nella disperazione del momento, fra i pianti di tutti e la confusione delle nostre menti impazzite, non ci siamo accorti che il movimento del vagone non era perché si metteva in moto per viaggiare, ma perché veniva portato su. E quello mi è stato spiegato dopo, non l'avevo capito. Poi il treno viene agganciato e ha la precedenza, perché i treni dei deportati avevano la precedenza in tempo di guerra. E comincia questo viaggio, viaggio importantissimo, viaggio che per me, nella mia struttura di donna, è un trave portante in quel viaggio, per capire le persone intorno a me, per stringermi a mio padre, per sentire i pianti di tutti, per sentire le preghiere dei più religiosi che lodavano Dio anche in quel momento. E il viaggio durava una settimana, ma alla fine io mi ricordo questo silenzio. Non conosciamo più il silenzio, che può essere così, così importante per stare con se stessi, per godere di una cosa bellissima della natura senza rumore, ma anche per condividere la vicinanza della morte, perché quando si sta per morire, come fu per quasi tutte le persone di quel trasporto, 605, quel trasporto che era uno dei tanti, tornammo in 22. Thank you.
un universo del male, così come poi purtroppo per me e per tre persone della mia famiglia, mio papà e i miei nonni paterni, abbiamo dovuto vedere e sopportare, e solo io sono tornata a raccontare, non era nelle corde di nessuno, cioè nessuno poteva immaginare quello che era Auschwitz. Che cosa vede lei ad Auschwitz? Che cosa vive per un anno e quasi mezzo? Per, insomma, ma che cosa vivo ad Auschwitz? Difficile sintetizzare, perché sono mille facce del male. Al di là della solitudine, del freddo, della paura, del terrore, del rimpianto, di tutte le cose che mi hanno segnato per la vita in quel periodo, io non ho mai smesso di stupirmi nel vedere delle donne e degli uomini che non erano pazzi, perché con la Hitler era pazzo, non è vero assolutamente, Hitler era un uomo intelligentissimo che a tavolino ha messo ancora anni prima militari, industriali, politici per decidere come, dopo la politica dell'odio, si poteva decidere la politica dello sterminio. La persecuzione è fatta in modo che tu perda la tua dignità, che tu, per esempio, faccia i tuoi bisogni anche davanti a tutti, non te ne importa niente, e non hai un fazzoletto per soffiarti il naso, non hai niente altro che il tuo povero corpo, che poi diventa sempre più magro, sempre più orrendo, ti guardi e non sei neanche più tu, perché io avevo 13 anni, 14 li ho compiuti a Auschwitz e mi guardavo queste gambe scheletrite, questo corpo che non era il mio dell'anno prima. La sua giornata, Liliana, com'era? La mia giornata, io sono stata molto fortunata, perché essendo la più stupida di tutte sono stata scelta per diventare operaia schiava alla fabbrica di munizioni Union, che tuttora c'è. E fui scelta per diventare operaia schiava, sicché alla mattina, non si sa che ora, venivamo svegliate con una bastonata dalla capo della baracca e tirate giù da questi giacigli in cui dormivamo vestite in 4, 5, 6, piene di insetti più schifosi, e ci davano una bevanda che la chiamavano chai, doveva essere tè, detto in polacco, che era una specie di tiglio, sapore di tiglio, molto molto voluto, perché era una cosa che arrivava fredda ma non gelata, insomma. E poi uscivamo per l'appello, questo era l'inizio della giornata, e stavamo all'appello in riga in quel gelo, perché io ho fatto due inverni ad Auschwitz, vestite di cotone rigenerato, le nostre divise, quelle a righe che si sono viste nei film, erano di cotone rigenerato, e in piedi all'appello, le più furbe si mettevano dietro, erano le file, io che ero la più stupida ero sempre davanti, finché ho imparato anch'io che dovevo stare più indietro. Perché dice era stupida? Ma io mi sono sentita proprio diversa, in peggio che le altre mie compagne, a parte la questione della lingua, capivano di più determinate situazioni. Io ero così sempre sbalordita, per non dire di nuovo dello stupore, ripetere questa parola, da quello che accadeva intorno a me, da quello che io vedevo, crematorio che poteva avere o il fuoco o il fumo a seconda, le file di quelli che arrivavano andavano direttamente al gas, le compagne in punizione per aver fatto una cosa stupida, magari 6 ore tenere in alto una pietra con quelle braccia stecchite. Io ero sempre così sbalordita e atterrita di quello che mi poteva succedere da un momento all'altro,
che mi poteva succedere anche di peggio di quello che, perché io ho preso calci, pugni, bastonate, ho avuto freddo, ho avuto una fame terribile, ero sola, però altre sono state torturate, altre sono state picchiate di più, altre sono state in punizione, io non ci sono stata, perché mi poteva capitare qualunque cosa. E la giornata era straordinaria perché andavamo a lavorare fuori dal campo e uscire, lasciare indietro l'odore di bruciato, lasciare indietro le campagne in punizione, lasciare indietro i mucchi di scheletri pronti per essere bruciati, era fantastico uscire. La giornata era scandita in un certo senso da questa essere lavoratori schiavi, che però era una fortuna rispetto a quelle che facevano parte dei comandi, così vennero chiamati, obbligati a fare. Per quello sono stata fortunata. Io credo che una delle ragioni per cui ce l'ho fatta è stata di lavorare al coperto dentro la fabbrica. Quelli obbligati ad altri lavori, scaricare le pietre da un camion inutilmente, perché un altro gruppo dall'altra parte le ricaricava, scavare delle buche che altri riempivano. C'erano quei lavori logoranti per uccidere senza sprecare né le munizioni né il ciclon B. E poi dopo queste ore massacranti di lavoro c'era il ritorno di nuovo ad Auschwitz? E dopo queste ore di lavoro veramente da schiavi, si tornava a piedi sempre al campo. Si affondava nel fango, nella neve. Eravamo fradice d'acqua, si tornava al campo e quel momento, invece di essere di relax, che finalmente uno si riposa dopo quella giornata, c'era questa visione del crematorio e a seconda della fiamma o del fumo capivamo se stava lavorando o se aveva già lavorato. Andavamo nelle baracche e lì ci veniva distribuito questo pezzo di pane della sera che era sognato per tutto il giorno. E poi c'era la notte. E la notte del lager è una cosa di cui non si parla mai. E la notte del lager invece è una notte importantissima perché si sentono le grida di quelli che vanno al gas, si sentono i richiami delle mamme che non perdono i bambini in tutte le lingue d'Europa, dei mariti che hanno perso le mogli, e noi sapevamo dove andavano. Era la notte. Questa permanenza ad Auschwitz rimane fino a quando poi dopo, a gennaio del 45, sì. Voi non venite portati via. Sì, noi avviate su queste strade abbiamo camminato a varie riprese queste marce della morte, che anche quelle erano delle cose, la gamba, io dico sempre ai ragazzi, glielo racconto e dico, una gamba davanti all'altra, non puoi cadere, non puoi morire. Non puoi cadere, perché se cadi non resterai qui. I soldati hanno ordine di spararti alla testa, non restano malati, morti, stanchi dalla marcia. Si deve camminare. Lei in una di queste marce ha occasione, se vogliamo, umanamente di vendicarsi, è vero? Alla fine, proprio l'ultimo giorno, succede questa cosa incredibile, che noi, ancora vive, ancora claudicanti su questa strada, eravamo degli ectoplasmi, non eravamo più niente di quello che era una ragazza giovane. Vediamo improvvisamente questi soldati spogliarsi e noi da Stücke siamo quelle che hanno vinto. E beh, questo qui che era tremendo nell'ultimo campo col suo nervo di bue, passava distribuendo colpi a destra e a manca a chi non aveva fatto niente. E questo camminava vicino a me.
E io lo guardavo terrorizzata fino a un minuto prima, quando vedo che si spoglia, che si mette in mutande lui. Per farsi confondere. Comandante, sì! E butta per terra la pistola. Beh, a dir la verità, io allora ero nutrita di odio e di vendetta, era il mio cibo quotidiano. E sognavo solo come vendicarmi. Beh, ho pensato, io adesso prendo questa pistola e gli sparo. Mi sembrava così giusto, così perfetto finale. Ma è stato un attimo. Io non ero come lui. Io non ero un'assassina, per nessun motivo avrei potuto esserlo. E che sceglievo di essere quella donna libera, quella donna di pace che sono diventata poi, ma lo sono diventata in quel momento perché ho scelto di non sparare. Quando finisce il tempo del lager e del silenzio, chi è quella ragazzina di 14 anni? È un animale ferito, è un animale selvaggio, perché ero come una lupa affamata ed è nutrita. Io sono tornata l'ultimo di agosto, essendo stata liberata il primo di maggio, e sono andata, arrivando a Milano, io non sapevo cosa avrei trovato, e quando ho trovato i miei parenti ho letto nel loro abbraccio, perché ripeto, erano persone buone che mi volevano bene, anch'io volevo bene a loro, di che era questa ragazzina bene di 3 anni prima, era questa ragazzona che era stata coi soldati, che diceva le parolacce, che non sapeva più far parte di quella famiglia borghese con l'educazione che avevo perso. Cosa l'ha fatta ritornare quella principessa bellissima amata dal papà? Quella principessa bellissima, no, ma insomma molto amata dal papà sicuramente, è stata la fortuna grande che quando nell'estate, che avrei compiuto 18 anni poi in settembre, ho incontrato al mare per caso un uomo, perché aveva 10 anni più di me, e mi sono molto innamorata. Ma la sorpresa positiva questa volta è stata che anche lui si è innamorato di me. Un silenzio durato decenni e poi all'improvviso lei decide di tirar fuori tutto. Perché? Un silenzio durato 45 anni. Ci sono stati fatti che piano piano mi hanno portato a diventare una testimone della Shoah. È stato il libro della Liliana Picciotto, Libro della Memoria, che è una specie di elenco telefonico di nomi. Quando il libro è uscito e io l'ho avuto in mano e ho visto il mio nome, sopravvissuta, erano pagine che non c'erano sopravvissuti, ucciso A, ucciso A, ucciso A. Quello, devo dire la verità, è stato un fortissimo colpo contro la mia egoista decisione di non parlare. Migliaia di ragazzi incontrati, Liliana Segre, adesso lei si è consapevole del fatto che una voce come la sua non si può spegnere, che è necessaria ancora oggi. Io non avrei mai pensato che sarebbe stata così necessaria ancora questa voce, anche se devo dire la verità che sono profondamente pessimista. Stiamo morendo tutti i testimoni, ormai siamo rimasti pochissimi, le dita di una mano, e quando saremo proprio morti tutti completamente, il mare si chiuderà dell'indifferenza e della dimenticanza sopra di noi, come si sta facendo lo stesso lavoro sopra quei corpi che annegano per cercare la libertà.
e nessuno più di tanto se ne occupa. Spero che lei si sbagli. Grazie. Grazie a Liliana Segre, perché questa voce non si spegne. È un grazie dal profondo del mio cuore alla mia squadra che mi ha permesso di andare a trovare la signora Segre, a Giuseppe Cutrona che ha interpretato magnificamente questo incontro, ad Alessandro Muzzi che ne ha curato anche il montaggio. Grazie di cuore, ci andiamo in pubblicità.